Amici, buonasera, amici di Fighters Life, buonasera. Benvenuti all'Allianz Cloud, Alberto Frati, Maone Massimiliano. Vi danno il benvenuto per questa serata di grande box qui a Milano. E se Roma, se a Roma c'è il titolo mondiale di Michael Wolf Magnesi, qui a Milano, Milano risponde con il titolo dell'Unione Europea di Alessio Lorusso. Grande pugilato, grande box, torna a livelli altissimi il pugilato italiano, caro Massimiliano. Ed è tutto pronto, caro Massimiliano, per questo primo main event di serata che vedrà protagonista Vincenzo Picardi. Contro di lui Claudio Grande, si affronteranno sulle 10 riprese. In palio il nostro emblema, il nostro titolo italiano. Ebbene sì, Alberto, si alza l'asticella qui all'Allianz Cloud di Milano. Ricordiamo, evento organizzato dalla Fight Club di Fragomeni e la Promo Box Italia di Mario Loreni. Il primo titolo che si disputerà qui questa sera sarà proprio, come dicevi tu, il titolo italiano dei pesi gallo. Il detentore è Vincenzo Picardi, già difeso due volte dal pugile napoletano. Questa sera cercherà Claudio Grande, tenterà la scalata a questo titolo, come dici tu, Alberto, titolo tanto ambito, tanto stimato e amato da noi di Fighters Life. Vedremo se Claudio Grande riuscirà a strappare di dosso la cintura a Vincenzo Picardi. Vincenzo Picardi, che ha conquistato il titolo italiano il 21 dicembre del 2019 contro Pio Antonio Nettuno, difeso poi contro Gianluca Conselmo il 5 dicembre del 2020, quindi circa un anno dopo. Nel suo match successivo ha ridifeso nuovamente il titolo italiano contro Christian Zara il 6 agosto del 2021. Questa sera difenderà contro Claudio Grande per la sua terza volta il titolo italiano dei pesi gallo. Vincenzo Picardi, che su 5 match 3 li ha disputati per il titolo italiano, caro Alberto. Beh, diciamo, Vincenzo Picardi, una carriera dilettantistica importante, una carriera dilettantistica come un po' Domenico Valentino. Tanti successi per Vincenzo Picardi. Innanzitutto 5 titoli italiani assoluti. Un bronzo, lo ricordiamo tutti, alle Olimpiadi di Pechino 2008. Un bronzo mondiale a Chicago 2007, un bronzo agli europei di Mosca 2010 e di Ankara 2011, un bronzo nella Coppa del Mondo del 2008 e un altro bronzo a Pescara nel 2009 nei Giochi del Mediterraneo e ai giochi europei un argento a Baku 2015. Quindi diciamo che Massimiliano, Vincenzo è un pugile che sicuramente sul ring ci sa stare. Assolutamente sì, Alberto, hai detto bene, un pugile dall'esperienza internazionale assoluta nel mondo AOB per Vincenzo Picardi. Tanti gli anni in nazionale per lui. Diciamo che, ecco, quando un pugile viene da questa esperienza nazionale,
Il passaggio nel professionismo non è poi un vero e proprio esordio, infatti al suo secondo match già diciamo aveva affrontato il titolo italiano. È vero che la categoria di peso è una categoria con non moltissimi, moltissimi pugili, ma comunque un pugile che al secondo match può sicuramente avere l'esperienza per affrontare un titolo italiano professionisti. Come dicevamo, titolo difeso già ben 2 volte da Vincenzo Picardi. Questa sera tenterà il suo avversario Claudio Grande di strappargli la cintura di dosso. Sicuramente Vincenzo Picardi gli renderà difficilissima questa impresa. E vedremo che match sarà. Intanto sul ring tutto è pronto per chiamare sul ring i due sfidanti. Chi vi parla è Alberto Frati. E Maone Massimiliano. Ed ecco proprio lo sfidante Claudio Grande, il primo a salire sul ring. E ora chiamato sul ring il già campione italiano Vincenzo Picardi. E adesso
bel applauso per l'inno nazionale italiano. Ed è tutto pronto per questo titolo italiano. Assolutamente sì, Alberto, abbiamo ascoltato tutti insieme l'inno di Mameli per Vincenzo Picardi e Claudio Grande. Ora Massimiliano, che match ti aspetti? Io mi aspetto un match credo Claudio Grande, forse le prime riprese sicuramente io mi aspetto una fase di studio da entrambi i lati, anche perché ricordiamo saranno 10 i round e poi io credo che sia Claudio Grande che cercherà di mettere in difficoltà Picardi. Grande pugile, una tantissima esperienza nazionale. Potrebbe pesare la mancanza per quanto riguarda Claudio Grande di non avere quell'esperienza sulle 10 riprese? Sì, io credo di sì, Alberto. Credo che non aver mai disputato le 10 riprese sicuramente sia un vantaggio per Picardi, che Claudio Grande non abbia mai disputato le 10 riprese. Però io credo che Claudio Grande cercherà di fare il match, cioè io mi aspetto un grande all'attacco cercando di fare il match. È vero che Picardi è un pugile, ecco, forse tanti match da nazionale lo hanno reso un ottimo pugile che si muove sulle gambe, rientra molto rapidamente, difficile da trovare. Vedremo, staremo a vedere comunque, caro Alberto. Ed è tutto pronto per questo primo round. Pantaloncino bianco per Claudio Grande, pantaloncino nero per Picardi. E mi aspettavo male, match che è partito subito a 100 all'ora. Subito all'attacco Claudio Grande. Prova con il gancio destro, bravo Picardi a muoversi sulle gambe. Poi il lavoro con il jab, guardia mancina per Picardi. L'1-2 ancora per Picardi. Prova il sinistro, poi il diretto destro, Grande. Non trova però il bersaglio. L'1-2 di Picardi sull'attacco di Grande, poi prova ancora con il sinistro Picardi. Lavora con i jab muovendosi molto sulle gambe in questo avvio Picardi, poi prova ad incrociare con il diretto destro, Grande. Uno, due di Picardi, poi il gancio sinistro per il pugile campano. Prova con il gancio sinistro ancora Picardi a togliersi dalla traiettoria dei colpi di Grande. Vuoto con il gancio destro Grande. Andare all'attacco Grande, il gancio sinistro, poi il gancio destro ancora di Picardi. Il lavoro con prima il jab, poi il diretto sinistro. Lavora molto con i jab Picardi in questo avvio, poi arriva con il diretto destro Grande. Vuoto il suo gancio destro, si muove sulle gambe Picardi. Prova il montante destro e il diretto sinistro ancora Picardi. Il jab sempre per Picardi, poi ancora con il gancio sinistro, l'1-2 sempre per Picardi. Cerca di accorciare la distanza Grande con il gancio destro, un buon gancio destro di Grande. Ancora con il gancio destro, il pugile di Massa Carrara.
Ora Mancino anche grande, tocca con il braccio avanti. Uno, due di Picardi. Poi il gancio sinistro di Picardi proprio in uscita sulla corta distanza di Grande. E finisce il primo round. Sono partiti subito forte, ha cercato di dare subito un grande impatto al match. Ottima Claudio Grande. partenza per Claudio Grande, molto attento. Claudio Grande dalla sua sicuramente l'età, 26 anni per lui contro i 38 di Vincenzo Picardi. Grande che è partito molto forte, come dicevamo, caro Alberto. Sicuramente magari ha colto anche di sorpresa Picardi, forse non si aspettava una partenza così forte del suo avversario. Forse qui anche, come dicevamo, l'inesperienza di non aver mai fatto le 10 riprese. Poi magari ci sbagliamo anche, super preparato atleticamente, riuscirà a tenere questo ritmo per 10 riprese. Claudio Grande, ce lo auguriamo per lui, vedremo se questa seconda ripresa cambierà qualcosa o se continuerà così. Non trova il bersaglio con i diretti Picardi. A vuoto il gancio destro di Grande. Prova il sinistro e il gancio destro, si chiude bene in guardia Grande, poi ha un buon gancio destro per Picardi, ancora l'1-2 di Picardi. Assolutamente non un pugile facile da inquadrare Vincenzo Picardi, bene con il gancio sinistro qua, ancora il pugile campano. Ancora con il diretto sinistro Picardi, che bel montante destro qui a passare nella guardia di Grande. Ancora a cercare la corta distanza Grande, si chiude bene in guardia Picardi che entra con un buon gancio sinistro e poi il gancio destro. Il sinistro ancora di Picardi a tenere a distanza Grande che poi incrocia bene con il gancio destro. Bene il lavoro con i colpi dritti ancora di Picardi a tenere a distanza Grande. Qui tocca bene con il jab, arriva bene con il braccio avanti Grande. Uno, due ancora di Grande. Montante destro, il gancio destro di Picardi, tocca ancora con il gancio destro in uscita, bene ancora con il jab Picardi. Il clinch tra i due. Incrocia bene con il diretto destro Picardi, poi il gancio sinistro di Grande. Ancora in attacco il pugile di Massa Carrara che cerca di lavorare sulla corta distanza. Sa che da lontano è difficile cogliere di sorpresa Picardi. Bene, ancora con il montante sinistro Picardi. Poi con il jab ancora il pugile campano. E finisce anche questo secondo round tra Picardi e Grande.
saluta il suo pubblico Claudio Grande, poi si rinizia con la terza ripresa. Bene il diretto destro di Picardi, corre il lavoro con il jab per lui. Bel gancio destro di Grande. Molto determinato Grande, soprattutto in queste fasi iniziali del match. Assolutamente sì Alberto, doveva dare un forte impatto a questo incontro Grande e c'è riuscito a mio avviso in queste prime tre riprese, cerca sempre la corta distanza, qui intanto ancora bene con i ganci Grande, poi Picardi bene con il gancio destro in uscita. Prova con il diretto sinistro il Vincenzo Picardi, prova ad incrociare con il diretto destro Grande, poi l'1-2 ancora di Picardi. Bene ancora il diretto destro, poi manda a vuoto il gancio destro di Grande per poi rientrare velocissimamente Picardi. Prova a partire all'attacco Picardi. L'1-2 ancora del campione italiano Picardi. Poi con il gancio sinistro ancora lui, poi bravo qui a togliersi sul diretto di Grande. Qui scivola a terra Picardi. Prova con il gancio destro, gancio sinistro Grande. Bene ancora il gancio destro di Picardi. Bravo a muoversi ancora sul gancio sinistro di Grande che incrocia bene il gancio destro, poi arriva il gancio sinistro di Picardi. Prova ad accorciare un po' la distanza Picardi, montante sinistro, montante destro. Vuoto il gancio destro di Picardi. Pochi secondi alla fine anche del terzo round, finisce qui il terzo round tra Picardi e Grande. Comunque che pugile Picardi, molto beh, molto come dicevamo prima, Picardi sul ring ci sa stare, ci sapeva stare da dilettante, ci sa stare da professionista. Assolutamente d'accordo con te Alberto, si vede il gran lavoro da dilettante di Picardi sul ring, si muove benissimo sulle gambe, è un pugile difficilissimo da inquadrare, sta facendo un gran lavoro Grande per cercare di chiudere le traiettorie di uscita a Picardi, ma in questa ripresa non ci è riuscito Grande, è stato bravissimo Picardi, si è mosso davvero campione. E inizia la quarta ripresa, ricordiamo angolo blu, pantaloncino bianco per Claudio Grande, angolo rosso, pantaloncino nero per Vincenzo Picardi. In attacco Grande cerca molto la corta distanza anche in questa ripresa, si muove bene ancora Picardi, esce dalle corde, poi lavora con il jab a cercare di tenere a distanza il suo avversario. Prova il gancio sinistro Grande. Prova a legare Picardi. Prova con il sinistro ancora in uscita. Bravo Picardi a togliersi dalla traiettoria di colpi di Grande.
il sinistro, poi il destro Picardi, ancora l'1-2 di Picardi, poi il passo indietro per mandare a vuoto l'azione reazione di Grande. Si muove sul tronco Grande, poi ancora con il diretto destro ad accorciare la distanza su Picardi, che lavora benissimo con i montanti, poi si abbassa sul sinistro di Grande, ancora 1-2 di Picardi, prova il diretto destro Grande, scivola ancora Picardi. Tocca ancora con il jab Picardi sull'attacco di Grande. Bene ancora il destro di Picardi, poi il cambio di direzione a mandare a vuoto Claudio Grande. Prova ancora con il destro Picardi, poi ancora il braccio avanti, il jab di Picardi, manda a vuoto il gancio destro di Grande. Sempre con i jab, poi il diretto sinistro Picardi. Ancora un buon gancio destro di Picardi. Bravo Grande a togliersi dai colpi. Poi gancio destro e gancio sinistro di Picardi. Accetta lo scambio Grande. E finisce il round tra Picardi e Grande. E siamo arrivati al quinto round. Non deve, secondo me, innervosirsi Grande, rimanere concentrato, continuare a fare il suo tipo di pugilato. Bene qui con il gancio destro intanto Grande. 1-2 ancora di Picardi. Non deve buttarsi addosso a Picardi, Grande. Qui è Picardi che non deve abbracciare. Dicevo, non deve tuffarsi addosso a Picardi, Grande. Picardi ha un ottimo tempismo. Ecco, come in questo caso, esce molto bene dai colpi. Prova con il gancio destro e poi ancora con il gancio sinistro, Grande. Ancora sulla corta distanza. Il gancio sinistro qui di Grande. Ancora il gancio sinistro di Grande. A vuoto il gancio destro. Bene qui il lavoro, bene il gancio sinistro, poi ancora la reazione di Picardi. Deve essere veloce a ritornare in guardia Grande, Picardi è molto rapido nel rientrare sui colpi del proprio avversario. Prova il gancio sinistro Picardi e lo trova anche. Ancora con il diretto destro, poi ancora bravo a togliersi da lì Picardi. Gancio destro di Grande, gancio sinistro, ancora il lavoro sulla corta distanza, lamenta un colpo dietro la nuca Grande, il lavoro con i ganci di Picardi.
Con il montante sinistro, il gancio destro che però non trova il bersaglio, il gancio destro di Grande. 1-2 di Picardi, questa volta a destro che va a finire sui guantoni di Grande. Grande che a mio avviso dovrebbe tirare sulle mani e sprecare meno colpi possibili, cercare di mettere tanta pressione a Picardi e giocarsela magari un pochino anche sulla resistenza di Picardi, vista magari la maggiore età, perché pugilisticamente parlando Picardi sembra essere comunque un altro pugile. Molto più rapido, un occhio sicuramente più allenato, quello di Picardi rispetto a Grande. Beh, l'esperienza pugilistica di Picardi Bravissimo. sicuramente fa la differenza. Assolutamente, secondo me Grande dovrebbe tirare sulle mani, sprecare il meno possibile e cercare di mettere tanta pressione a Picardi e sperare che si scarichino le sue batterie perché al momento Picardi sta dimostrando una box che era tanto che non si vedeva sul ring. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Sta dimostrando una box più matura. Assolutamente sì, Alberto. Tanto siamo arrivati alla sesta ripresa. Angolo blu, Claudio Grande in pantaloncino bianco. Angolo rosso, Vincenzo Picardi in pantaloncino nero. 5 riprese che sono letteralmente volate, Assolutamente vista sì. l'intensità del match. Picardi è un pugile che non ti dà modo mai di pensare, Massimiliano. No, perché quando pensi lui fa, quindi non puoi pensare che come ti fermi a pensare lui picchia, è velocissimo anche nel controattaccarti, è rapidissimo, non ti dà neanche il tempo di ritornare in guardia. Ha degli spostamenti con le gambe, spostamenti col tronco. Quando si sposta, comunque mette il colpo. È un pugile devastante a livello che se lo cerchi senza criterio, è un pugile che ti entra da tutte le parti, ti sgattaiolo via dappertutto. E poi Picardi è uno che sa menare andando avanti e anche andando indietro. Assolutamente sì, Alberto, è proprio quello il fatto che se ti fermi lui entra e picchia, se lo cerchi male lui si muove e picchia. Non è un pugile che sta mai fermo, si copre molto bene in guardia. Qui ecco bene ancora il diretto sinistro e il gancio destro, lavora ancora bene qui Picardi, ancora con il gancio sinistro a chiudere l'azione. Gancio destro di Picardi. Qui lega in clinch. Prova con il gancio destro grande. Ancora Picardi, l'1-2 sull'attacco di Grande. Ancora il diretto sinistro di Picardi, ancora in attacco grande. Gancio sinistro di Picardi, vuoto ancora con il gancio destro grande. E finisce anche il sesto round tra Vincenzo Picardi e Claudio Grande.
e sei riprese che sono già passate. Sì, questo a significare la grande intensità del match. Match veramente bello, questi due ragazzi stanno onorando ancora una volta il nostro titolo tricolore. Assolutamente sì, Alberto, hai detto bene, stanno onorando questo titolo italiano. Claudio Grande che sta facendo un gran match a mio avviso davanti a un tre volte campione italiano già in carica, Vincenzo Picardi, un pugile sicuramente difficilissimo da boxare. Claudio Grande sta facendo il match perfetto, secondo me va sempre all'attacco, cerca di chiudere gli spazi a Picardi, cosa che, ripeto, non è facile tenere chiuso Vincenzo Picardi, perché si muove molto bene, passa bene sotto i colpi, però questo deve fare secondo me Grande, e questo sta facendo bene ancora con il gancio sinistro. Qui manda a vuoto Claudio Grande, ecco, forse queste sono le cose che non dovrebbe fare secondo me sul ring Picardi. E lavora Grande. Il jab ancora di Picardi, cerca di accorciare Grande. Non trova il bersaglio con il gancio sinistro Grande. Montante destro, poi montante destro, gancio sinistro di Picardi. Un vuoto con il gancio destro Grande. Ancora i due montanti di Picardi a cercare di passare nella guardia di Grande. Ancora 1-2, poi il gancio destro di Picardi, il montante destro. Vuoto il gancio sinistro di Grande, poi il gancio sinistro di Picardi. Prova il montante destro Picardi, il gancio sinistro di Grande sul guantone destro di Picardi. Il clinch tra Grande e Picardi, ancora l'arbitro a portare la distanza tra i due. 1-2 di Picardi. E finisce anche il settimo round. Sette riprese che sono volate, siamo arrivati all'ottava ripresa tra Vincenzo Picardi e Claudio Grande. Claudio Grande che in quest'ultima ripresa mi è sembrato cominciare a sentire un pochino di stanchezza, meno produttivo nel settimo round Claudio Grande. Intanto inizia l'ottavo round. Prova con il jab Grande, si muove bene Picardi.
Sempre con il braccio avanti Picardi, l'1-2 ad interrompere l'azione offensiva di Grande, il gancio destro di Picardi. Cerca di lavorare sulla corta distanza con il montante sinistro e il gancio sinistro Grande. A vuoto ancora con il gancio sinistro Grande. Il gancio sinistro di Picardi che trova i guantoni alti di Grande. Prova il diretto destro, poi colpi ancora sui guantoni di Grande. Si chiude bene in guardia Grande. Si leva da lì, bravo Picardi. Uno due di Picardi, sempre sui guantoni di Grande. Che bravo qui Picardi ad abbassarsi ancora una volta sul gancio sinistro di Grande. Ora con il jab, proprio a toccare ancora con il diretto sinistro. Vuoti due ganci di Picardi. A vuoto il gancio destro di Grande. Non deve colpire dietro la nuca Grande. Ora con i colpi dritti Picardi non vuole far avvicinare Grande, bravo ancora a togliersi da lì Picardi. Che prova a rispondere subito Grande ai colpi di Picardi. Prova con il gancio sinistro ancora Grande, poi si toglie ancora dalle corde Picardi. Bravo ancora Picardi a farsi indietro sui colpi di Grande. Finisce anche l'ottavo round. E siamo alla penultima ripresa di questo titolo italiano dei pesi gallo. Il già campione italiano Vincenzo Picardi affronta l'avversario Claudio Grande. Siamo arrivati alla nona ripresa. Deve, secondo me, tentare il tutto per tutto in queste ultime due riprese Claudio Grande. Bravo qui ancora Picardi a muoversi. Si toglie ancora da lì Picardi, lavora con i jab sul tentativo di attacco di Grande, tocca con il gancio sinistro, il pugile di Massa Carrara. Ora il diretto sinistro di Picardi, prova con il gancio sinistro ancora Grande. Il jab di Picardi, ancora con il diretto destro, interrompe l'azione di Grande. E poi va bersaglio con un buon gancio sinistro Grande. E poi ancora una volta bravo Picardi a togliersi dalle corde.
Vuoto il gancio sinistro di grande, si abbassa ancora Picardi, poi prova il montante destro, poi montante destro e gancio sinistro di grande, ancora il gancio sinistro di grande, lavora a due mani di Picardi. Bel gancio sinistro qui di Picardi, ancora l'1-2 per il pugile campano. Prova il gancio sinistro, poi doppia montante sinistro, gancio sinistro grande. Bel gancio sinistro, destro gancio sinistro di grande. A mio avviso grande sta cercando il colpo risolutivo. Eh sì, Alberto, io credo, lo credo anch'io. Ancora montante sinistro, gancio sinistro. Ancora il lavoro a due mani, poi la risposta subito di Picardi. Si chiude bene in guardia però grande questa volta. Credo che sappia di essere indietro sui cartellini e che deve cercare il colpo risolutore grande. Ancora con il diretto sinistro Picardi, poi prova il gancio destro grande. E finisce anche la nona ripresa. Ultima ripresa di questo avvincentissimo titolo italiano. Ebbene sì, Alberto, ultima ripresa di questo titolo italiano. Come dicevamo nella ripresa scorsa, secondo me Claudio Grande un solo risultato per poter portare a casa la vittoria, ovvero quella prima della vittoria, prima del limite. Non mi voglio sbilanciare troppo, ma chiede il supporto, chiede dei il proprio supporto dei suoi fans, Claudio Grande che secondo me ce la metterà tutta in questo decimo ed ultimo round. Ancora con i jab Picardi. Queste forse sono le cose che, come dicevo prima, non vorrei vedere a un campione, far fare a un campione italiano. Bene, qui grande, prova a muoversi sul destro di Picardi e poi entrare con il montante sinistro, vuoto il gancio sinistro. Prova a muoversi sul diretto sinistro di Picardi, grande, prova ad incrociare poi con il gancio sinistro, vuoto il diretto destro, ancora bravo Picardi a togliersi dalle corde, i lavori con i jab di Picardi. Prova con il gancio sinistro Picardi, trova i guantoni di grande. Bravo ancora una volta Picardi ad alzarsi sui colpi di grande, non facendo di trovare così il bersaglio. Qui tocca con il montante sinistro, poi il gancio destro di Picardi. Bel montante destro di Picardi sull'attacco di grande. Bene, ora con il gancio sinistro grande.
Bene ancora il diretto destro di Grande. Poi bravo ancora Picardi a togliersi dalle corde. 40 secondi alla fine del match. Scivola a terra ancora Picardi. Dieci secondi alla fine dell'incontro. E finisce il match tra Vincenzo Picardi e Claudio Grande. Anche questo, a mio avviso, Massimiliano, risultato abbastanza chiaro. Sì, credo anch'io, Alberto, risultato abbastanza nitido, abbastanza limpido agli occhi di tutti. Vincenzo Picardi, che sul ring ha dimostrato ancora una volta di saperci stare e saperci stare bene. Vedremo cosa ne penseranno i giudici sovrani. Assolutamente sì, Alberto. Giudici Licini, Enrico, Premoli, Sabrina, Giovanni, Paolo. Arbitro di serata è stato Giubelli Antonio. Ricordiamo supervisore Boscarelli Luigi. Medico della serata, il dottor Mario Ireneo Sturia. Ed ecco, siamo al verdetto. Giudizio abbastanza omogeneo per tutta la classe arbitrale. Eh sì, Alberto. Tutti i giudici hanno dato più o meno lo stesso verdetto. Sì, rivediamo il verdetto, se non mai non si è sentito bene. 98-92, poi 2-97-93 per Vincenzo Picardi. Verdetto che a mio avviso ci sta, risultati abbastanza in linea con quello che poi abbiamo visto sul ring. Complimenti a Claudio Grande per aver onorato il ring e il titolo italiano contro un inarrestabile Vincenzo Picardi.